la mia cucina. Nei vari blog in giro ci sono delle ricette fantastiche di tiramisù, torte, coppette varie. Io invece voglio insegnarvi qualcosa di estremamente facile, ma molto molto gustoso. E praticamente è tostare la fetta di panettone o i cubetti o la fetta di pandoro nella friggitrice ad aria. Vedrete che è un dolce veramente semplicissimo, dopo potrete gustarlo così, oppure aggiungere della Nutella o della marmellata e vedrete che la vostra colazione cambierà faccia, anche perché non so voi, ma io non ne posso più di mangiare questi dolci, e tostarli nella friggitrice ad aria li rende molto più appetitosi e diversi dal solito dolce che siamo abituati a gustare. La tostatura fa quasi caramellizzare la fetta e quindi la rende veramente speciale. Quindi, come potete vedere, qua ho degli avanzi, veramente dei fondi di panettone di pandoro. Potete inserire le fette così come sono, tagliarle più piccole, tagliarle a stick, così sono più facili da intingere in qualche crema, o tagliarle a cubetti, scegliete voi. Proviamo a fare due cose diverse. Allora, il pandoro scegliamo di tagliarlo a cubetti, appunto, ma non bisogna essere precisi, bisogna solo scegliere il formato che ci piace di più. Il panettone, questo qua è un panettone glassato, ma è indifferente. Vi sconsiglio di utilizzare pandori e panettoni che hanno la crema all'interno, perché rischiate di fare un paciugo. Ecco, non dovete far altro che inserire i vostri dolci in questo modo e impostare a 180 gradi per 3 minuti e il gioco è fatto. La friggitrice è appena finito, mi piacerebbe potervi far sentire il profumo che sprigiona. Adesso vi farò vedere il risultato. Ecco qui, come vedete il panettone ha preso un bellissimo colore, ecco qua, e anche i cubetti di pandoro. Come vi ho detto prima, potrete gustarli semplicemente così. Che profumo! Se l'ho mangiata a colazione, magari sfarmarlo con della marmellata o della crema di nocciole, ma a me piace già così. Ad esempio, invece, i cubetti di pandoro potrete servirsi alla frutta a fine di una cena o per accompagnare del gelato semplicemente. Vi assicuro che in questo modo cambierete faccia a questi tipici dolci del Natale, rendendoli perfetti anche per il post feste. Lo so che siamo tutti a dieta adesso, però non si possono buttare via quegli avanzati. Un altro consiglio: se avete appena aperto un panettone o un pandoro, 3 minuti non bastano, bisogna magari lasciarli quasi 6 minuti perché sono più umidi. Invece se il panettone è già aperto da qualche giorno, ha già preso aria, basteranno veramente solo 3 minuti e verrà ancora meglio la fetta, più tostata e più caramellata, quindi perfetti. Come sempre, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e scrivetemi nei commenti se avete qualche suggerimento o qualche richiesta in particolare. Grazie e alla prossima!